delle residenze a Bologna dove il progetto è architettonicamente sostenibile. Andrea, che cosa significa per te un progetto architettonicamente sostenibile? Ma, dunque Il concetto della sostenibilità è un concetto mh, che io tratto in modo molto differenziato: nel senso che eh, di sostenibile ne, nel territorio dovrebbe esserci tutto. Eh, dovrebbe, esserci, non dovrebbe, dovrebbe scomprire l'automobile in sosta dalle superfici, dovrebbero eh, i fili e eh, i cavi aerei non esserci, dovremmo vedere la televisione via cavo anziché tramite le antenne, dovrebbe, dovremmo avere delle infrastrutture nel sottosuolo. E in merito a questo progetto invece? Ma in merito a questo progetto, la sostenibilità nell'architettura in quanto tale, nel senso che energeticamente il progetto è eh, iper sostenibile in quanto in classe A, più, per cui questo è un problema diverso rispetto alla sostenibilità, il fatto che il mio progetto abbia una classificazione energetica elevata. E... Eh, risiede questo progetto in, sul suolo che era di una vecchia fabbrica di Posate? No? Sì, era, um, siamo nel quartiere Giardino Saragozza, quartiere Giardino definito così dal PSC Comunale, quindi la zona abbastanza pretenziosa da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Questa vecchia fabbrica era in disuso e um, demolendola um, abbiamo progettato e costruito questo edificio eh, che sì, che dà un tono riqualificante alla zona, ma soprattutto è dissonante rispetto al contesto perché. È una zona eh, piena di case eh, post liberty, di case eh, di, un certo, di una certa epoca costruttiva, mentre il nostro differisce sostanzialmente e si inserisce in modo abbastanza, abbastanza distonico, dissonante dal contesto. Senti, la residenza è un tema difficile, molto difficile per l'architetto. Se pensiamo per esempio agli uffici e all'accoglienza, eh, gli uffici hanno dei nuovi percorsi, delle postazioni on demand. Si pensa ai flussi, eh, questi, mh, queste dinamiche le hai applicate? anche nella residenza. Sì, dunque, la residenza per noi è uno dei temi operativi prevalenti. Eh, sì, eh, c'è una modifica nel ne, tessuto progettuale degli edifici residenziali. Eh, il fatto che in questo caso specifico, per rispondere alla tua domanda, noi si sia usato delle mh, come dire, ne, soluzioni d'avanguardia emergenti, no, direi di no perché l'ipotesi che ci era stata chiesta era quella di edifici per abitazione convenzionali addirittura uno proprio suddiviso per stanze perché c'era già un potenziale acquirente che poi è diventato veramente acquirente e quindi alla fine sì, siamo nell'ambito della consuetudine. Per chiudere tre materiale dellezioni che hai utilizzato in questo progetto. Ma dunque, originariamente il materiale era una, un alluminio di rivestimento in, in, in facciata continua, dopo con la coibentazione interna. Il costo dell'intervento è lievitato abbastanza sì, consistentemente. Morale della favola alla fine si è optato per il solito cappotto, e col cappotto siamo riusciti a fare. Un certo tipo di lavoro con delle modanature che riprendono proprio la fase liberty di, quella, di quegli edifici che mh, mh, nella zona erano molto, eh, molto mh, diffusi. Il progetto va raccontato, grazie. <ride> grazie a voi, grazie.